Buonasera signori telespettatori e benvenuti dal Palasport di Carugate, dove tra pochissimi minuti le squadre in campo che vedete già in maglia bianco-blu, bianco-azzurra, la squadra di casa, la Castel Carugate, affronterà le ospiti della Ecoprogram Castelnuovo Scrivia. Una partita importante soprattutto per le nostre ragazze che purtroppo veleggiano nella parte bassa della classifica e sono reduci da un'ulteriore sonora sconfitta domenica scorsa in quel di Empoli. Affrontano la squadra di Castelnuovo Scrivia che comunque viaggia a un livello di metà classifica, quindi una quota dove avremmo voluto vedere le nostre ragazze. Castelnuovo Scrivia comunque che anche domenica scorsa in cerca di riscatto, perché dicevo anche domenica scorsa hanno subito una sonora sconfitta, questa volta contro Crema, squadra tra l'altro di alta classifica che loro stessi avevano battuto nel turno di andata in una delle vittorie più sorprendenti rispetto al ranking atteso delle squadre in campo. Quindi partita molto importante ed è la prima delle due partite consecutive casalinghe, perché ricordo che Carugate dopo la partita di stasera giocherà ancora sabato prossimo nel pomeriggio contro la Virtus Cagliari, una delle squadre sarde di bassa classifica, quindi dirette contendenti nella lotta per evitare le ultime posizioni della nostra squadra e quindi una delle squadre assolutamente da battere. Vediamo le nostre in campo, sono già schierate, aspettano lo schierarsi degli avversari, temporeggia ancora un po' l'allenatore nel mandare in campo le ragazze. Squadra Castelnuovo Scrivia che ha una buona batteria d'esterne che abbiamo visto anche l'anno scorso nella loro vittoria a Corzara in casa, in quel caso al Palasport di Pessano, e che comunque sanno far rispettare, soprattutto se vengono lasciate libere di andare in striscia vincente le esterne di Castelnuovo Scrivia. Mi riferisco soprattutto al trio Rosso, Bergante, Gabba e spesso aiutato anche da Porro. Sotto i tabelloni normalmente vengono schierate, si alternano Vitari, Salvini e Gross, Krista Gross, un passaporto finlandese, che giocatrice d'esperienza che è nelle file di Castelnuovo Scrivia, che al momento non vediamo schierata nello starting five, ed è una novità perché finora su 17 partite 17 presenze nello starting five. Quindi vediamo un attimo la numero 5 Francesca Bergante, la numero 4 Francesca Rosso, la numero 11 Annalisa Vitari, la numero 19 Clara Salvini e la numero 7 Silvia Gabba, capitano delle avversarie. Emily Correal per questa palla 2 di avvio in campo. Subito si prende, prova, pallone che balza sul ferro e comunque positivo l'arresto e tiro che rompe subito il ghiaccio con Laura Rossi. Diciamo Rossi, Picco, Beretta, Colli e Correal. La notizia positiva, notizia che era già avvenuta domenica scorsa, il rientro in campo finalmente di Aranna Beretta dopo il tunio e i primi minuti giocati anche nella scorsa partita. Prova Correal a intercettare un passaggio direttamente nel pitturato, non va bene, transizione veloce degli avversari che però fanno circolazione esterna, tap out di Beretta, comprende, non vede Correal che stava tagliando nel pitturato, occasione persa, ora bisogna ragionare, esce Correal, toccata da Vitari. Beretta si presenta anche con il suo primo canestro a questo debutto casalingo in campionato, che porta a più 4, un 4-0 questo allungo di Carugate che ha subito azzannato la partita. Beretta prova a tenere Salvini fuori da Vitari, ancora smanaccia fuori Arianna Beretta e Picco prende il controllo della palla. Esce Correal, toccata da Vitari in tentativo di anticipo, evidente il contatto e immediato il fischio dell'arbitro. Nell'angolo da Picco, dopo la rimessa, si cerca il gioco su Correal, che distende la retina e porta a più 6 l'allungo di Carugate. Azione immediata in cui spesso la prima soluzione è stata subito quella vincente per Carugate, mentre finora
Castelnuovo ha sempre fatto circolazione esterna senza mai riuscire a trovare posizione e precisione delle sue tiratrici. Ora va nel pitturato con Clara Salvini, giocatrice d'esperienza vista in passato anche a Torino, con la maglia di Torino su questi campi. Toccato il palleggio di Laura Rossi, una brutta palla persa. Gabba subito allunga ancora per Salvini. Il suo piede perno però si stacca da terra, infrazione di passi. Nulla di fatto questo canestro. Bergante chiede spiegazioni all'arbitro. Non sembra molto convinta comunque. Riparte Carugate. Rossi veloce per picco, aveva spazio per attaccare il canestro, ha preferito far girare la palla, bel movimento dal gomito, arresto e tiro di Colli, 8-2, buon avvio di Carugate e soprattutto buon avvio di tutta la squadra, tutte le giocatrici hanno portato movimento e soluzioni alternative che di volta in volta hanno concretizzato a canestro. Circolazione esterna, dentro o fuori di Francesca Bergante, come dicevo si affida spesso alla sua batteria di esterni Castelnuovo, poi in difficoltà Laura Rossi sulla marcatura aggressiva di Bergante, ribaltamento, Beretta, una parabola un po' alla Gentile, rimbalza sul primo ferro, transizione bloccata, Claudia Colli legge tutto, attacca il ferro e costringe al fallo Bergante. Primo fallo di Bergante, ovviamente il secondo di squadra. Colli dalla lunetta, solo Retina alla prima realizzazione. Ferro è fuori la seconda, più 7 Carugate con 6:42 alla fine del primo quarto. Beretta tiene molto bene Salvini, costringe Scrivi ad andare fuori, c'era un bel taglia fuori di Correal su Vitali che ha permesso la transizione veloce di Colli, però che non si è concretizzata. Comunque attenzione difensiva, immediata ripartenza, segnali positivi della squadra di casa, segnali che spesso sono mancati in questa stagione, quindi ben accolti dal pubblico per questo 9-2. Gabba sul primo ferro, la conclusione dall'esterno, nuovamente Carugate. Beretta per Correal, un po' sotto ma arretra di bacino quel che basta per piazzare questi altri due punti. Prova a superare col primo passo Laura Rossi, non ci riesce, ma questa volta la tripla di Gabba arriva. Carugate 11, Scrivia 5. Colli, c'era il taglio di Correal ma il difensore ci mette una mano, ancora 12 secondi per concludere, per continuare l'attacco di Carugate. Ovviamente esce Rossi, arresto a tiro immediato, nulla di fatto. Tiene bene Colli il tentativo di penetrazione di Gabba. Francesca Rosso prima ha cercato di superare picco, attaccato il ferro e sul contatto si guadagna la lunetta. Conferma le sue statistiche, 50% al tiro, 1 su 2 questo viaggio in lunetta di Francesca Rosso, 11-6, Castelnuovo sta cercando di ricucire, da oltre l'arco, picco,
Beretta aveva intercettato un bel pallone, ha cercato di servire Picco, la difesa ha letto tutto e ora Carugate sta attaccando, scusate, Castelnuovo sta attaccando. Cercava di sfruttare il mismatch contro Rossi, Clara Salvini, nulla di fatto, c'era Correal che comunque curava il pitturato. In questo momento fase un po' confusionaria, attacchi veloci, scelte non sempre ottimali. Creazione esterna, bel taglio, tocco il recupero di Picco. Un cambio nella batteria di Lunghi, come dicevamo entra la Gross ed è uscita Vitari. Entra Giulia Porro al posto di Francesca Rosso. Salvini realizza il primo. Entra anche il secondo e sta iniziando a prendere concretezza il recupero di Castelnuovo, o anche a questa pressione molta difficoltà di Carugate nell'uscire dalla propria metà campo, e quando ci riesce ha affrettato la conclusione. Nulla, palla persa, mentre invece Silvia Gabba con calma trova il modo di attaccare il ferro e passare a un solo lo svantaggio. Subiscono la difesa aggressiva, ora Gross ha cercato di anticipare con Real toccando il pallone fuori. Albano in campo dopo i falli di Picco, ovviamente coach Re ha anche alzato la squadra. Infrazione per Laura Rossi, aumentano le difficoltà del nostro playmaker dopo il buon inizio. La pressione sul portatore di palla sta iniziando a dare i suoi frutti, la scelta del coach ospite. Bergante completamente libera, Silvia Gabba, la rotazione difensiva era in ritardo. Ancora una volta spesi 7-8 secondi per passare in metà campo e soprattutto non c'è lucidità a trovare la compagna libera nella circolazione esterna di palla. Time out. Andiamo subito a sentire la panchina di casa che vorrà interrompere questo recupero delle ospiti. Superato la metà campo, altrimenti se abbiamo superato il raddoppio. Allora, qual è il problema? Perché abbiamo avuto questa frenesia qua di fare le cose? Allora, lei è in difficoltà, c'è qualcuno che va a portare il blocco? No? Loro raddoppiano tutte quante, due su, appena entra la palla. Allora, Emily, tu ti metti qua in centro adesso, d'accordo? Emily qua. Poi, Claudia, stai dietro Laura e stai su, e voi due state sui lati per dar la palla, d'accordo? Quindi non scappate via, date supporto a Laura. Ok? Però quando andiamo in attacco devi avere pazienza e devi lavorare la palla, non prendi via, ok? Se c'è un gioco da fare lo facciamo fino in fondo, ok? Forza, andiamo! Come abbiamo anticipato, le difficoltà di Laura Rossi sono state oggetto del time out di Cere, aiutare per consentire al play di riuscire a passare la metà campo e impostare i giochi, non cercare subito una soluzione immediata. Si riparte ancora con Albano e Correal, Beretta, Colli e Rossi. Dall'altra parte Bergante, Gross, D'Amico, Salvini. E Giulia Porro toccata in... Per il primo vantaggio ospite questa tripla brucia, vedete ancora una volta Porro su Rossi. Ci ritroviamo a 9 secondi, però Arianna Beretta attacca
Clara D'Amico con la sua fisicità riesce a alzare, sovrastarla e realizzare i due punti che valgono il 3-2 a 2-32 dalla fine del primo quarto. Correal tocca il pallone di Krista Gross, ha avuto un bel riflesso a non recuperarlo perché sembrava che fosse stata l'ultima a toccarla. Entra Marta Scarzi, minuto di riposo per Beretta. Passata la metà campo, transizione per Correale nel pitturato, arriva Scarzi, stoppata da Gross. Invece di attaccare il ferro, circolo esterno, si va dentro Gross, dall'altra parte nessuno segue Francesca Bergante, per fortuna la mano è ancora calda. Fallo di Clara D'Amico. Preoccupato coach Re della frenesia in attacco delle sue giocatrici. Sentono la pressione sul portatore di metà campo, cercano di trovare una soluzione immediata. Rientra Gamba per Bergante e la numero 4 rosso per 14 secondi. Blocco di Scarzi, Rossi ancora in difficoltà, Colli riesce a darla dentro a Scarzi, prima la stoppata, ora l'anticipo, palla persa per Corrugate. Libera povera Rossi che cercava di contenerla, ma altezza e fisicità era un mismatch evidentissimo. Per fortuna il passaggio non è stato preciso, così come Claudia Colli che perde la maniglia, 2 contro 0 il contropiede di Castelnuovo che nuovamente allunga più 2, Carugate 13, Castelnuovo 15, 1 e 14 alla fine. Albano, arresto e tiro ma non trova neanche il ferro, passi, un bel passaggio di Gabba a Gross che arrivava, la difesa di Carugate era rimasta completamente indietro. Quando si dice mangiarsi un pallone d'oro. Ultimo minuto di questo primo quarto, situazione non preoccupante per nessuna delle due squadre, 2 Carugate, 3 Castelnuovo. Intanto è in campo anche la numero 6 Diotti. Questa volta il passi è di Correal. Difensivamente si può sentire Krista Gross da quando è entrata, sia Correal hanno sentito la sua vicinanza e commesso delle palle perse che normalmente non sono nelle loro corde. Mette male il piede Clara D'Amico, perde il pallone. Emily in panca, Scarzi, Albano impitturato, Colli, bel movimento, Clara D'Amico era ancora probabilmente, risentiva un po' della caduta di prima, Scarzi ne ha approfittato e concretizzato per il 15 pari. La vagante, Gross contro Scarzi. L'arbitro fischia il fallo ma invita anche l'attaccante a contenere il gioco di gomiti che era abbastanza evidente. 17 secondi alla fine del primo quarto. Gross realizza il primo e anche il secondo. Rossi e Diotti per superare metà campo, attenzione agli 8 secondi, ci siamo. Attacca di
del ferro, sfortunata. 3 secondi, guardiamo le scelte di Castelnuovo. D'Amico, nulla di fatto, un passaggio di troppo, e si chiude sulla sirena con Castelnuovo. Dicevamo, Castelnuovo in vantaggio di 2 punti dopo aver subito un break iniziale. Sentiamo, cioè, che ovviamente dovrà raddrizzare la situazione, non buttare lì, eccetera. Si va a cercare il pallone, d'accordo? Poi Marta, stanno pressando, devi stare in questa zona che è libera, ok? Qua devi stare con le mani belle alte e farti dare il pallone. Una e una, due. Guardate Marta o Claudia e Ceci che sono sui lati. Se la palla va a Marta, sicuramente Claudia e Ceci possono andare in contropiede. D'accordo? Quindi con i passaggi e non con i palleggi. Ok? Se ho lo spazio, uso il palleggio. Se non ho lo spazio, uso il passaggio. D'accordo? Però loro vi vogliono far correre e voi come boccaloni volete correre di più, cazzo! Perché non volete stare indietro. Andate al loro ritmo, loro vi impongono il ritmo e voi ci andate dietro invece di fare il contrario. Voi dovete imporre il vostro ritmo. Vogliono correre? Andiamo piano. Soprattutto qua in attacco, chiamiamo i giochi, andiamo fino in fondo. Non prendere, tirare, buttarsi dentro la carlona, cazzo. Ok? Ogni scelta è importante. E poi in difesa ci sistemiamo, sul lato forte non si fanno aiuti. Punto! Ok? Quando la palla va dentro, chi è sul lato debole deve andare a raddoppiare. Quanto cavolo di volte dobbiamo dirlo? Quanto cavolo di volte dobbiamo dirlo? Ok? Chi è sul lato debole va a raddoppiare e gli altri, Marta, ti schiacci dentro per aiutare. Ok? Forza, andiamo! Dai. Molto chiara l'indicazione di Coach Re, soprattutto la parte di attacco di Carugate, che ha avuto 2 facce opposte. Inizio partita molto limpido, pulito, giochi sulle alternative, mentre la parte successiva, come diceva, hanno abboccato come boccalone, per citare il nostro coach, al cambio di ritmo e alla pressione delle avversarie. Tutti pronti per il rientro, ancora Gross, Gabba, Porro, Vitari e la numero 8 Porro, chi mi sto perdendo, Gabba l'ho detto. La numero 4, ecco, Francesca Rosso, il quintetto delle 8, Colli, Rossi, Albano, Diotti e Tarzi per Carugate. Si tocca nella lotta al rimbalzo Albano e Scarzi, quindi seconda opportunità per Castelnuovo. Fallo di Albano. Direttamente in campo Emily Correal. Azione esterna su questa rimessa un po' difficoltosa. 6 secondi, Diotti tiene, alla fine Rosso trova la penetrazione, ma nulla di fatto. Il problema è che la palla vagante torna ancora nelle mani di Castelnuovo per questa ulteriore opportunità. Sono opportunità regalate che possono costare caro, anche se non sempre Castelnuovo uscirà. Gira intorno al blocco di Grossa, sale Scarzi. Tiene, tiene benissimo Marta. Ottima difesa di Marta Scarzi, nulla di fatto all'attacco di Gross, che finora ha fatto vedere più facilmente un contributo importante in difesa, ma non sempre precisa in attacco. Colli attacca il ferro, sotto mano per Scarzi, fuori per Rossi. Sulla piastra il tentativo di tripla.
Gabba anticipa Correale e si porta fuori il pallone. Questa volta è nostra la seconda opportunità. Correal riceve subito e brucia la retina per questa bella opportunità. Rosso prova, tiene la difesa. Ribaltamento. Numero 7 che fa un airball, Silvia Gabba. Seconda opportunità ancora una volta. Stavolta di Vitari. Alla fine Scarsi prende il pallone, direttamente libera Correal, recupero tardivo di Francesca Rosso che non impedisce il lay-up di Emily Correal e con queste due azioni Carugate ribalta il punteggio e si porta avanti di 2, Carugate 19, 17. Sentiamo coach Ressi soddisfatto. Con le mani non ti fai niente. Ok? Quando parte il tiro ti devi preoccupare di lei. Non c'è bisogno che lo prendi tu il rimbalzo, è abbastanza che lei non va vicino al canestro, ok? Così, frontale, dorsale, come cazzo vuoi, ma non deve andare vicino al canestro, ok? È chiaro questo? Ok? Poi, alzate la testa, Francesca, alzate la testa, in contropiede ci siamo sempre. Le linee di passaggio sul lato debole, ok? Non arriva la palla così facilmente. Sulle linee di passaggio subito, ok? D'accordo? E pressate, continua a tirare libere, tranquille e noi arriviamo sempre dopo, d'accordo? Ok? Vai, sistemiamoci in difesa. Le note tecniche del coach erano rivolte soprattutto a impedire le seconde opportunità. Vediamo se le ragazze saranno in grado di metterle in pratica da su parte. Con 8 e 16 all'intervallo, Carugate avanti di 2, Carugate 19, Castelnuovo Scrivia 17. Porro porta il pallone, Gross dentro, tenuta da Scarsi. Dopo una chiamata che sembrava indicare il fallo, in effetti la finlandese aveva perso il piede perno nella sua virata. Ancora una volta, ottimo lavoro difensivo del nostro numero 20. Non scappate, non scappare! Dai, dai, su! Colli, Diotti. Ancora Colli, taglio dentro di Scarsi. Ribaltamento per Rossi. Troppo schiacciato sulla linea di fondo il passaggio. Tentativo di anticipo che va di poco fuori. Si riparte. Bergante chiama Rosso. Esce fuori Vitari, seguita da Correal. Fallo di Colli, Bergante la stava superando col primo passo, ha ostruito col corpo e l'arbitro ha immediatamente fischiato. Salvini non controlla. Scarsi prestata da Salvini, consegna a Colli. Per ora circolazione esterna, c'è Scarsi sul gomito, va a portare il blocco per Diotti, ma il raddoppio di Salvini. Palla contesa. Salvini ha letto benissimo il tentativo di blocco di Scarsi e si è avventata direttamente sul portatore di palla che stava palleggiando sul lato rimasto scoperto.
Il possesso alternato preme ancora Carugate, 2 secondi però. Se ne accorge in tempo Francesca Deotti e finalmente arrivano anche questi 2 punti dopo un'azione sofferta fino all'ultimo istante. Colli tiene il primo passo di Bergante, si va da Porro che brucia la retina e quindi porta meno 2 Castelnuovo. Colli libera nell'angolo, riceve, tira nella lotta al rimbalzo, l'arbitro vede una spinta di Correal nei confronti della numero 19 Clara Salvini. Questa volta è il fallo in attacco. Non scappare! Non scappare! Carugate riesce a portare palla nella metà campo offensiva nonostante la pressione. La 19 Salvini, contatto con Colli, cade giù, ma il pallone è sempre Carugate dopo la rimessa. Esce Colli. Si arriva nel pitturato da Scarzi, bellissimo movimento, girando intorno a Clara Salvini, realizza e porta a casa anche un fischio arbitrale. Nonostante la pressione, i nostri ragazzi hanno cercato il gioco. E il movimento di Scarzi è stato essenziale per arrivare a questo, determinante per arrivare a questo canestro e che diventa un gioco da 3 punti. Carugate allunga nuovamente, Carugate 24, Castelnuovo Scrivia 19, 5.55 all'intervallo lungo. Cerca di tenere il primo passo Laura Rossi di Porro, nessuno taglia Clara Salvini. E questo rimbalzo offensivo, 2 punti per le ospiti. Colli sola, aspetta Rossi, ribalta su Scarzi, dentro per Correal, gira intorno a Vita, fallo, toccata da dietro. Secondo quarto più caldo rispetto al primo, entrambe le squadre a metà quarto sono già con 3 falli ciascuna. Pulita la prima realizzazione di Correal. Si stampa sul primo ferro invece la seconda. Salvini si muove molto, quindi anche Scarzi deve spesso correre. Si chiude la difesa, Bergante cercava un varco che non c'era e palleggiando commette infrazione di passi. Vitali rientra in panca, rientra la finlandese Gross, anche Porro e rientra invece Silvia Gabba. Anche Clara che ha preso il posto, rientrando ha preso il posto della 14 Grasso. Scarzi completamente sola, cerca una parabola un po' alta, Correal, rimbalzo d'attacco e questa volta la seconda opportunità premia Carugate. Più 6, 4.52 alla fine del secondo quarto. Ottimi movimenti difensivi, questi scimolamenti che portano all'infrazione di passi degli avversari che si stampano contro il muro del difensore. Time out. A sentire la panchina ospite sul più 6 per Carugate. Giro con D'Amico qua che blocca, ok? Si sposta, fa finta di andare a bloccare,
si mette in post basso, diamo la palla sopra l'amico contro la 6. Questa, questa sta qui, si apre, Anna si apre, questa si apre, ok? Palla dentro l'amico e stiamo larghi. Se aiutano dal lato debole qua, questa o è libera per il tiro o si può buttare qua sotto se c'è lo spazio. Dai raga, forza, siamo noi! Bravo difesa, su! In difesa, siete disegna gli schemi il coach ospite per cercare di avere più efficace in attacco, attacco che finora è andato un po' a strappi, a corrente alternata, e di sicuro le squadre, il gioco espresso dalle due squadre non riflette la differenza in classifica, le 7 vittorie in più che Castelnuovo ha nei confronti rispetto a Carugate. Si riparte, Carugate 27, Castelnuovo scrive 21, 4 minuti e 47 secondi alla fine del secondo quarto. Diotti, seguita da Gabba, arriva in aiuto Beretta, uno dei suoi classici movimenti, pulita la realizzazione. Sicuramente Beretta sta tornando e questa è una notizia d'oro per Carugate. Diotti tiene d'amico, alla fine l'arbitro fischia fallo, ma era un bel confronto di contatti tra le due. Attenzione, completamente libera. Diotti non si è accorta e questo fallo con la squadra in bonus garantisce un viaggio in lunetta. Gabba realizza il primo. Parabola alta, pulita anche la seconda realizzazione. Nuovamente 6 punti di distacco tra le due squadre, mentre Diotti subito in panca con l'allenatore che ovviamente la riprende per la distrazione difensiva precedente. Colli in campo, bel ribaltamento per Beretta, un po' rischioso, però Rossi alla fine riuscita a farla pervenire, tripla che non riesce, rimbalzo d'attacco di Correal, palla corta, Ross prende il rimbalzo, attenzione, transizione non velocissima, ma alla fine Salvini recupera il pallone che stava uscendo, tocco, stoppata, chiamatelo come volete, alla fine la numero 6 d'amico perde il pallone che se ne va sul fondo. Correal, Scarzi, bel movimento. Perde una maniglia clamorosa Laura Rossi, sul più 6 sarebbe stato un... a distanza Castelnuovo. Per ora circolazione esterna, vedete il duello Salvini-Scarzi. Tiene benissimo Marta, prima col body check e poi tenendo la posizione sul tentativo di rotazione. Intanto Colli guida l'attacco nell'angolo Beretta, sistema i piedi e tira. Non va. Nel frattempo Marta Scarzi lottava con Francesca Bergante per questo rimbalzo. Bergante tocca fuori e quindi Carugata ancora 14 secondi per attaccare. Pronta a porlo sul cubo al posto di Salvini. Ecco il cambio. Si può procedere con la rimessa. Correal. Nulla di fatto. I blocchi orizzontali curavano soprattutto Marta Scarzi e Correal da dietro è riuscita a prendere questo pallone. Si insina in tutta la difesa Silvia Gabba, non porta a casa il canestro, c'è un contatto con Scarzi,
Nulla di fatto. Carugate più 6, Carugate 29, Scrivia 23. Ormai entrambe le squadre sono in bonus, come dicevamo, un secondo quarto molto più combattuto della situazione falli e contatti. Correal raddoppiata, si va nell'angolo quasi da Beretta, fil di sirena, una tripla. Se prima dicevamo Arianna sta tornando, Arianna è tornata. Bel recupero di Claudia Colli che legge un passaggio, riesce anche a guidare la transizione. Arianna Beretta prova a tirare subito, stoppata da Gross per un recupero in velocità, ma l'importante è esserci a tagliare. Buon allungo di Carugate, siamo a più 9, 32 Carugate. Castelnuovo, 17 secondi per, ancora per attaccare. Colli da oltre l'arco, prova a superare Gabba col primo passo e porta a casa un viaggio in lunetta. Realismo che vale il 10, massimo vantaggio della squadra di casa fino a questo momento. Realizza anche il secondo. Albano per Scarzi. Si entra negli ultimi due minuti del secondo quarto con Carugate avanti di 11. Albano pressata da D'Amico, palla persa, Bergante guardava, c'era un compagno, se l'arbitro fischiava, alla fine Porro completamente libera, realizza una tripla importante. Correal, Bergante prova ad attaccare il ferro, Bergante tiene, taglia fuori garantendosi anche il rimbalzo. Porro brucia Rossi sul primo passo, poi deve scaricare per Gabba, azione confusa, alla fine Correal passa la metà campo, fa tutto da solo, aspetta i compagni, arriva Rossi a rimorchio, lottano Albano e D'Amico. Attenzione a queste fasi concitate perché nel primo quarto poi Castelnuovo aveva saputo capitalizzarle molto meglio delle nostre. C'è un varco per il ferro, Porro lo attacca, time out a 47 secondi di fine. Perché arresto e tiro? Vai in fondo, vai a cercarti il fallo, cazzo. Ma perché devi rischiare sul tiro? Siamo anche scoperti sotto rimbalzo, siamo anche. Uno contro uno e vai, ok? Adesso abbiamo 47 secondi, dobbiamo difendere bene, recuperare il pallone e gestire bene l'ultimo pallone, d'accordo? Chiama doppio se recuperiamo il pallone su Claudia, va bene? Una e una due, fate blocco, d'accordo? Ok? Marta? Sì, okay. Quindi tu e lei, tu giochi esterna, uno e due fate blocco, d'accordo? Ci sei? Vai, forza. Tutte e due, parlate sui blocchi. Rientrano in campo le squadre con Scrivia che ha ancora 12 secondi per questa azione d'attacco. Colli tocca la rimessa di D'Amico. Alla
alla fine fanno circolare esternamente la palla. Salvini prova a superare Albano, fischiato il contatto, e quindi D'Amico può andare lunetto. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. 2 su 2 dalla lunetta per questo viaggio di Clara D'Amico. 37 secondi. Albano a portare palla. Pressione su Scarzi. Palla persa, poi recuperata da Colli. Dalla fine vengono fischiati gli 8 secondi. Che per gli arbitri questo fischio fa arrabbiare molto il pubblico di casa. Diciamo che il pubblico di entrambe le parti finora non ha molto apprezzato la prestazione della coppia arbitrale. 18 secondi, completamente libera dentro fuori di Silvia Gabba. Il recupero di Gross avviene dopo che il pallone aveva oltrepassato la linea, e quindi si rimane con un nulla di fatto. Carugate più 6 e questa volta 12 secondi per chiudere l'azione prima dell'intervallo. Rossi, Albano taglia canestro, facile appoggio ma sbagliato clamorosamente. Attenzione, sono 4 secondi. Gabba riconsegna ad Amico. Troppi passaggi per il tempo che rimaneva, nulla di fatto. Si chiude 34-28 il primo tempo a Carugate, tra Carugate e Castelnuovo. Realizzazioni 11 Correal, 9 Beretta, 5 Colli e Scarzi, nelle file ovviamente di Carugate, 10 di Giulio e Salvini di Castelnuovo. Lotta ai rimbalzi che finora è abbastanza equivalente, 18-17, con 6 rimbalzi di Correal, file di Carugate, 5 rimbalzi di Crista Gross, che come ho detto dal punto di vista realizzativo non è tra le top scorer, però fa sempre sentire la sua presenza e fisicità in difesa, come testimoniano questi rimbalzi. Da Piero Carotti e lo staff della Castel TV vi diamo appuntamento tra un quarto d'ora per la ripresa dopo l'intervallo. A dopo. Buonasera signori telespettatori, bentornati dal Palazzo di Carugate. Mancano 10 secondi alla ripresa del gioco tra la squadra di casa Castel Carugate, che sta conducendo per ospiti di Castelnuovo Scrivia. Appena sentita la sirena, stanno arrivando le squadre. Dicevamo, primo tempo vinto dalla squadra di casa, che ha avuto comunque dei ottimi sprazzi soprattutto all'inizio, riuscendo a imporre il suo gioco con circolazione di palla, tagli dentro e soluzioni alternative. Poi si è fatta mettere sotto pressione letteralmente, proprio con dei momenti in cui la pressione dell'avversario, tutto sul portatore di palla, in particolare Laura Rossi, ha portato sabbia negli ingranaggi del gioco di Coach, e che Carugate ha fatto molta fatica a quel punto a continuare a proporre il gioco con cui aveva aperto la gara, e che quindi sono dovuti il coach ha dovuto fare delle adeguate contromosse per riprendere il controllo della partita. Partita in cui Carugate è avanti, non dimostra certo né sudditanza psicologica né le 7 sconfitte che separano, le 7 partite che la separano in classifica dalle ospiti, però in ogni caso è una partita punto a punto, spallata contro spallata nel pitturato, e che vedete Castelnuovo subito taglia dentro e si riporta a 2 possessi di distacco, a 4 punti soli da Carugate. Le fasi di gioco, come dicevamo, Carugate, quando è riuscita a far circolare la palla, a concludere i suoi giochi, è riuscita a portarsi avanti, mentre sotto pressione, quando ha accettato il gioco di velocità e transizione che Castelnuovo le imponeva, è andata un po' nel pallone, testimoniata anche dalle statistiche degli assist. 6 assist nel primo tempo per Carugate, 1 solo per Castelnuovo Scrivia. Vediamo questo attacco con Bergante. Ora Rossa attacca direttamente il ferro nonostante il contatto della difesa, e si riporta a un solo canestro di distacco Castelnuovo, parziale di 4-0, con cui sta cercando di ricucire lo strappo. Bel movimento di Colli che supera
Gabba col primo passo ottiene un fischio arbitrale. Pronta Porro sul cubo, entra al posto di Gabba, mentre Colle in lunetta. Coach Pozzi si sta affidando alla coppia Salvini-Gross, mentre aveva iniziato una starting five anche con Vitari, che ha avuto meno minutaggio nel corso della partita, proprio perché la presenza di Gross ha sporcato più facilmente il gioco nel pitturato in attacco di Carugate. Carugate avanti di 3, 35-32. Bergante prova a sfruttare il blocco, non ci riesce, si va fuori da Porro. Alla fine Rosso, trova la penetrazione, arresta il tiro proprio davanti al ferro e ancora una, si riavvicina a un solo punto di distacco Castelnuovo. Picco esce, riceve da Correal. Colli, Rossi nell'angolo, dentro per Correal. Tentativo d'anticipo di Gross, vedete il raddoppio. Questa volta è la pressione difensiva, il gioco, il contatto fisico di Gross e poi il raddoppio di Clara Salvini hanno portato a questa palla persa di Emily Correal. Porro non riesce a superare Colli, esce da Gross, stavolta si va da Salvini, fuori da Gross, prova ad attaccare, ottima la chiusura di Scarzi, peccato per il pallone toccato, ottimo movimento difensivo di Marta Scarzi. 14 secondi, Rosso ancora una volta arresto e tiro. Contesa, se non ricordiamo male, guardiamo il tavolo, la palla è di Carugate questa volta. Rossi, pronte le due lunghe per il blocco, non le sfrutta e subisce il raddoppio portandosi fuori il pallone. C'era lo schema pronto con i blocchi, ma è andata a infilarsi nel corridoio della lungolinea laterale. Palla persa e ancora un'altra opportunità per Castelnuovo per chiudere il punto di distacco. Ci prova Rosso, che dopo l'intervallo mi sembra abbastanza in palla, e addirittura una tripla che vale il +2 per Castelnuovo. Beretta si palleggia sui piedi, palla persa, momento di confusione. Albano sul cubo subito per Beretta. Colli tiene Porro, si va dal Rosso, bisogna fare molta attenzione alla marcatrice di questa esterna perché in questi minuti ci sta castigando. E a fil di sirena una palla sporca casca nelle mani di Christa Gross. Una volta difficoltà di Laura Rossi, ripropone gli schemi Coach Pozzi per mettere in difficoltà il nostro portatore di palla. Scarzi e Gross lottano sotto il tabellone. Il pallone va alle ospiti, però subito un time out. Sentiamo subito la panchina ai Carugate, che è importante in questo momento. Cosa ho detto io? Devi stare?
sì, sotto. Perfetto, ok, cerchiamo di capirci, perché sennò è inutile. Urliamo, facciamo casino e non concretizziamo niente. Ok? D'accordo? Rebound, rebound. Ok, okay. Perfetto. Poi, sul Marta, su quando vanno loro, fanno show, ok? Hai visto? Raddoppiano? Sì. Quindi cosa facciamo? Stiamo lì fermi? No, devo andare. O dobbiamo ribloccare? Dobbiamo ribloccare? Dobbiamo ribloccare? Possiamo ribloccare? Sì, sì. Allora ribloccheremo, ok? Forza! Dai raga, forti, dai! Dai raga, dai adesso! Preciso nel ricordare le amnesie difensive e le distrazioni sui movimenti delle nostre giocatrici cocere per cercare di non ritrovarsi come nel primo tempo, quando la maggiore pressione difensiva di Castelnuovo aveva mandato in palla completamente i giochi che Carugate aveva realizzato fino a quel momento. Rimessa, brutto tiro, Carugate prende il pallone, quindi occasione sprecata per Scrivia, Colli, Correale in una posizione esterna, prova la linea di fondo ma viene tenuta da Salvini, movimento un po' contorto, alla fine sbuca Giulia Porre e recupera un pallone. Esce Scarsi su Gross. Salvini fa saltare Correale, aspetta l'aiuto di Scarsi. Il problema è che sul tiro sbagliato Crista Gross riesce a recuperare un pallone, poi abbiamo un contatto. E Crista Gross va in lunetta. Crista Gross che è già arrivata a 8 rimbalzi in questa partita, realizza il secondo dei due liberi, massimo vantaggio questa volta per la squadra ospite, più 5. Cocere ha messo in campo anche Francesca Diotti per aiutare Laura Rossi nella gestione dell'impostazione dell'azione. Claudia Colli è l'altro esterno. 3 secondi, qualcuno deve tirare, Colli se ne avvede ma alla disperata, una palla persa, un'altra opportunità persa in attacco. Rosso da fuori a Bergante, dentro a Salvini, consegnato per il taglio di Crista Gross. Albano prova a contrastare ma è anche dentro lo smile dello sfondamento, quindi altro viaggio per Crista Gross in lunetta. Volta realizza il primo dei due liberi e anche il secondo, viaggio all'80% di media in campionato, quindi. Emily sul cubo, rientra in panca Albano. Si palleggia sui piedi Diotti, per fortuna c'è Colli. Correal 1 contro 0 Scarsi. E Marta appoggia un canestro liberatorio, perché veramente con questa pressione sul portatore di palla Castelnuovo sta nuovamente ribaltando la partita, come era già successo nel primo tempo. Porro prova la penetrazione ma Colli tiene molto bene. Ottima difesa, vedete Marta Scarsi che si complimenta con Claudia Colli che ha tenuto benissimo Giulia Porro, costringendola a pestare la linea di fondo. Questa volta è Francesca Rosso che prova a ostacolare Diotti. C'era pronto anche l'aiuto di Correal, comunque non ha problemi a raggiungere metà campo avversaria. E ora abbiamo 10 secondi per concretizzare questo attacco. Rossi arriva a blocco di Diotti, fa tutto da sola, sul secondo ferro la sua tripla. E Castelnuovo è sempre avanti di 5, Carugate 37, Castelnuovo Scrivia 42. 4:20 alla fine del terzo quarto, contatto sul blocco, nulla di fatto.
spreca questa opportunità in attacco Castelnuovo, guardiamo Carugate si saprà far di meglio, in difficoltà questa volta Diotti, tocco di Bergante, pronta sul cubo Arianna Beretta, intanto esce Francesca Rosso e rientra Clara D'Amico nelle file di Castelnuovo, esce Rossi per Beretta invece dicevamo nelle file di Carugate. Diotti, raddoppi difensivi, si va da Beretta fuori, dentro Scarzi, Clara D'Amico si è letteralmente attaccata a Marta Scarzi, è volata a terra ma in evidente infrazione. Colli per Correal, deve allontanarsi, pressata da Salvini, palla un po' sporca, la difende da D'Amico, un'azione più che concitata, confusionaria direi. Il cronometro scorre, ne rimangono 4. Carugate deve inventarsi subito, non con 20 passaggi. Completamente perso di vista il cronometro delle nostre ragazze, quando già sulla rimessa era chiaro che la ricezione doveva riguardare un tiratore. Mancata questa lucidità alle nostre ragazze che continuano ad avere 5 punti da recuperare nei confronti di Castelnuovo Scrivia. Bergante prova a infilarsi tra Scarzi e Diotti, nulla di fatto. Vitari completamente libera, tiro disassato per fortuna. Il problema è la palla vagante che viene arpionata da Salvini e si torna. Pressing e determinazione sotto canestro come questo blocco di Salvini per Porro e Castelnuovo sta portando la partita su una china che al momento le ragazze di casa non riescono a invertire come era successo invece nel primo tempo. Marta Scarzi in virata, toccato il tiro da Vitari. Salvini, Scarzi tocca, nulla di fatto, vanno fuori. Porro, circolazione esterna, Clara D'Amico con 5 secondi ancora sul cronometro trova una tripla che porta al massimo vantaggio delle ospiti, più 11. Sicuramente va dato adito alle ospiti che tutte le volte che Carugate è riuscita a controllare la partita, a portarsi in vantaggio, sono sempre riusciti a trovare le mosse, le contromosse anche per ribaltare la situazione. Situazione che invece Carugate non riesce a gestire con lucidità queste due opportunità in attacco. 2 minuti alla fine del terzo quarto. Porro attacca Colli, fallo. Si è spostato il difensore. Intanto esce Bergante, rientra Gabba. Per ora Giulia Porro, numero 8 di Castelnuovo, 13 punti, top scorer. Emily Correale invece tra le file di Carugate, 11. Palleggi insistiti di Porro, alla fine una palla persa, sicuramente penserà evitabile il suo coach. Colli sul contatto di Clara D'Amico, prova a tirare, si guadagna un viaggio in lunetta. Proviamo col secondo, pulito il secondo,
grosse per Cellini. Gabba contrastata da Diotti. Scarsi prova ad anticipare Gross. E abbozza un tiro che va dentro, condito anche da un fischio arbitrale che le consente un potenziale tiro, un potenziale gioco da tre punti. Confusione anche con gli arbitri. Era un canestro, un tiro aggiuntivo, qualcuno voleva anche il secondo tiro. Diotti, contrastata da D'Amico, dentro per Scarsi, ma una linea di passaggio molto aperta. Rientra Rossi per Diotti. 13, Castelnuovo. Castelnuovo che è una squadra che ha circa 55 punti in media partita. Se ora anche Grosso mi fa, realizza da 3. È il momento di dare una svolta, perché la china sta diventando pericolosa per la squadra di casa. Dopo un buon primo tempo, pur con le difficoltà, ma anche con molti buoni sprazzi, guardiamo se il rientro di Beretta consente un'inversione. Correal, Beretta lottano, attenzione, sono 9 secondi, 8. Correal si porta fuori questo pallone sul punteggio di Carugate 38, Scrivia 54. Come dicevamo, Scrivia è una squadra che comunque ha un 56-57 punti in media partita, ha chiuso alcune partite con solamente 30 punti, non più tardi di domenica scorsa 32 a Crema. E alla fine un bel contropiede con gli Scarsi che vale il meno 14. Attenzione che però la squadra è ancora aperta, per fortuna Castelnuovo pasticcia, Scarsi è sempre pronta nella metà campo d'attacco, mancava pochissimo, la sirena stoppa tutto e si chiude il terzo quarto con Castelnuovo avanti di 14, Carugate 40, Castelnuovo 14. Sentiamo la panchina di casa prima delle statistiche. Allora, adesso abbiamo quello tra voi, d'accordo, Emily, giochi qua. In attacco devi giocare con le altre, da sola non puoi vincere, ok? Aspetta. Ok? Sono... I'm not playing by myself. Sì, ma due su di te, la tua compagna è libera, ok? Poi, Claudia, giochi sotto, d'accordo? Poi, Laura, giochi su questo lato qua. Ceci, dove sei? Giochi su questo lato di qua, d'accordo? E Charlie? Dov'è Charlie? Charlie giochi su questo lato qua. I raddoppi li facciamo solo in alto, aggressivi, d'accordo, e corto. D'accordo? Va bene? Dai, forza, andiamo. Dai raga! Coach Re, nonostante i 14 punti, ha già finito il suo discorsetto alle ragazze, mentre coach Pozzi è ben più prolisso. Probabilmente 14 punti da difendere e meritano chiarimenti. Dicevamo le statistiche: 40 punti di Carugate, 11 di Correal, 9 di Beretta e Scarsi, 7 di Colli. I 54 invece di Castelnuovo, 13 di Porro, 13 di Crista Gross, poi 8 di Rosso e man mano D'Amico, Gabba con 5-6 punti. A livello di rimbalzi 8 con Real, mentre no, abbiamo 9 nelle file di Castelnuovo, di Crista Gross. Tutti pronti?
Clara D'Amico sotto la nostra postazione, pronta alla rimessa. Ancora Vitari e Grosso nel pitturato per l'attacco di Castelnuovo. Correale e Albano in questo momento, invece le lunghe di Carugate. D'Amico fuori, si ribalta, si va nell'angolo, nell'angolo oltre l'arco, scusate, da Porro. Importante tripla di Porro, che vale il più 17 all'inizio di questo quarto quarto, in cui tra le esterne di Carugate c'è anche Carlotta Picco a cercare di dare una mano a ribaltare la situazione. Albano, toccata da Gross, ha bisogno di un aiuto, arriva Picco, ma prima che lei riesca a tirare arriva la sirena dei 24 secondi. Nulla di fatto, si riparte con una palla persa. Colli al centro della difesa, legge benissimo il passaggio. Picco libero con Real, non la vede. Colli attacca il ferro, cercando possibilmente anche un fallo magari di Vitari, però prima del fischio arriva l'infrazione di passi e un'altra palla persa. Raddoppio nell'angolo come richiesto da Coach Re. Da quest'altra parte raddoppio su Vitari, però si libera Clara D'Amico. Contornata da esterne a vita facile ad alzarsi e fare questi due punti che valgono il più 19. Albano, arresto, tiro, scheggia il primo ferro, Correal tocca sul rimbalzo e il suo tocco vale la rimessa per Castelnuovo Scrivia. Esce Colli, rientra Beretta, un contributo comunque importante in questa partita in cui ha avuto ben più minuti di domenica scorsa a Empoli. Esce Gabba, rientra Bergante, continua le rotazioni coach Pozzi, delle esterne soprattutto. Attacca il ferro, Giulia Porro, nulla di fatto. Correal guida il contropiede, scarica ad Albano, arresto e tiro corto sul primo ferro. Alla fine Grossa anticipa sia Albano sia Correal, ma ha tenuto bene il pitturato. Doppia doppia per Crista Grossa con questo rimbalzo stasera. Riceve, Correal prova l'anticipo, non ci riesce, in virata, bel gesto tecnico, nonostante la pressione difensiva di Emily Correal, questa volta Crista Grosso con un bel canestro in torsione, porta più 21, che diventano 19 con la pronta risposta di Albano. Il problema in questo momento per Carugate non è rispondere ma interrompere anche l'attacco di Castelnuovo, perché con 7 minuti 19 punti da recuperare sono comunque tanti. Bella stoppata di Rossi su Porro. Picco attacca il ferro, a rischio passi questo arresto, in ogni caso vale una palla persa. Oltretutto un fallo di Correal su Gross. Rientra Salvini per Gross. Libera Bergante che ha sfruttato un blocco di una compagna, non concretizza l'attacco Castelnuovo. Memo Carugate, esce Correal ma
C'è il raddoppio e nessuno gioco di pick and roll. Per fortuna il pallone arriva a Beretta, che va in doppia cifra di punteggio con questa tripla. La sua presenza è mancata come il pane in questo campionato per Carugate. È sicuramente il miglior segnale positivo di questa serata. 3 secondi, guardiamo Salvini. Riesce a tirare ma si spinge sul primo ferro il tiro. Picco libera. Nulla di fatto. Esce Beretta su D'Amico, che comunque prova ad attaccare il ferro, costringendo la giocatrice di casa al fallo. Rosso per Vitari, nelle file degli ospiti. Su 2 anche su questo viaggio, il viaggio in lunetta, 4 su 4 in serata nella specialità per Clara D'Amico. Difficoltà a passare la metà campo, aiuto di Picco che si libera per attaccare il ferro. Decisa e determinata, 2 punti importanti, ma ormai siamo a 5 minuti dalla fine della partita, 16 punti da recuperare. Ci vuole determinazione, aggressività e anche qualche infrazione come questa di Castelnuovo. Sentiamo coach Pozzi le contromosse per questo finale. Siamo stanchi, quindi stiamo tranquilli. Giochiamo questo piede tranquillo, rallentiamo. Giochiamo transizione D'Amico, da parte di D'Amico. Okay. È mancata la 17, stiamo, questa che passa la palla si apre il più possibile, proviamo a giocare con un giochiamo sul lato destro, però giochiamo sul lato destro, va bene, non c'è un vantaggio che D'Amico fa due palleggi e ci dà la palla qui, andiamo di là e facciamo il gioco di fondo. Dai, chiamata dall'arbitro la panchina ospite per questo lungo time out, con le giocatrici di casa già schierate. Tutto pronto, si riparte. 5 minuti e 2 secondi, Carugate 47, Castelnuovo Scrivia 63. È il momento della svolta. Rossi ribalta su Beretta che prova ad attaccare direttamente il ferro. Toccata dal Rosso, Castelnuovo perde il pallone. Fuori per Beretta, Picco, occhio al cronometro, sono 5 secondi. Emily dalla libera dei liberi. D'Amico aiuta Porro a recuperare il pallone, se ne va anche questa azione d'attacco. D'Amico trova un canestro e anche un fallo col raddoppio difensivo. Albano dovrebbe essere il suo quarto fallo. Bergante Gabba, altro cambio. D'Amico
D'Amico non chiude il gioco da tre punti. Rossi per Beretta. Attenzione che contropiede 4 contro 2. Dal gomito sbaglia Castelnuovo con Giulia Porre, una facile occasione. Probabilmente il più 17 consente al coach di non arrabbiarsi, anche perché comunque Castelnuovo aveva corso per buona parte della partita e segni di stanchezza affioravano in tutte le sue giocatrici, tant'è che ora in campo Sara Giangrasso, un 2000 col numero 14. Emily Correal toglie letteralmente il pallone dalla testa di Gabba, però ancora una volta nulla di fatto in attacco. Punteggio fermo sul 47 per Carugate, 65 per Scrivia. Rosso prova ad attaccare, Picco prende il pallone, Rosso in difficoltà, bisogno di un aiuto, passaggio in avanti che riesce a trovare Correal per fortuna, Albano si libera del difensore, arresto e tiro, realizzazione pulita. Si riesce a recuperare ma il cronometro è impietoso, 3:15 alla fine. La china non è stata invertita quando era il momento. Si lotta al rimbalzo, però in questa azione Sara Giangrasso riesce a trovare una realizzazione. In campo ora anche la numero 12, Irene Gavio. Clara D'Amico l'ha richiamata un attimo dall'arbitro prima di rientrare in panchina. Fuori Albano, dentro Colli. Le scintille D'Amico Albano hanno portato a questa decisione. Partita combattuta ben più di quanto dica il punteggio finale. Beretta tira, lotta per andare al rimbalzo. Abbastanza sguarnito il fronte di attacco da sue compagne, c'era un po' in lontananza Correal sul lato debole e ora Giangrasso realizza questi ulteriori punti che valgono il più 21. Colli sul ribaltamento, un facile appoggio, ma ormai si gioca per le statistiche, per far scorrere il cronometro. Balzo di Correal dopo un tentativo di Gabba al ferro. Beretta evita che il pallone esca dal fondo, passaggio alla disperata per Picco, intercettato la difesa, quindi rimessa Carugate con 17 secondi. Esce Salvini tra gli applausi del pubblico in trasferta che ha seguito la squadra di Castelnuovo. Salvini e Gabba sono uscite. Rossi, Colli, vediamo se sfrutta palla, no, viene manacciata dal difensore del Rollante, non si fa il pick and roll, si rischia di perdere anche il pallone in attacco.
il ferro guadagna un viaggio in lunetta. Nulla di fatto, questo primo tentativo. Riesce il secondo della serata per Rossi. Terzo punto della sua prestazione. Brutto passaggio di Francesca Bergante. Contesa, palla di Carugate. Vediamo se questo minuto e mezzo stimolerà l'orgoglio di avere un ventello tondo, perché ormai ha ben poco altro da dire la partita. Colli, arresto, tiro, con l'aiuto della tabella. Undicesimo punto di Colli in serata. Ovviamente non affretta l'azione Castelnuovo. Rosso. Colli prende il rimbalzo, guida la transizione, uno contro due, da fuori a Beretta che arrivava, Rossi libera, gira intorno a Bergante e realizza. Meno 14 in questo momento per Carugate. Bergante fuori per Giangrosso, che in realtà stava tagliando nel pitturato. Piccolo malinteso. Ultima azione, Rossi prova ad attaccare il ferro, la palla arriva a Picco che deve uscire dalla selva di braccia, fuori per Colli, triplo. Dicevo prima, uno scatto d'orgoglio, che almeno siamo al meno 11. Posta l'ultima azione, Vitari fuori, aspetta il cronometro e si chiude con un'ennesima sconfitta. Questo viaggio, questa trasferta è positiva per Castelnuovo Scrivia, che addirittura con 70 punti supera con un 70-59 la squadra di casa, che dopo un buon inizio nel primo tempo e una buona tenuta nel secondo quarto, quando Castelnuovo era riuscito a portarsi avanti, poi dopo l'intervallo è stato un lento scivolare nella fisicità del gioco di Castelnuovo, nella pressione soprattutto sul portatore di palla, nell'alternanza di gioco degli esterni, quindi le nostre D'Amico e Porro soprattutto, che hanno realizzato 27 punti, oltre alla prestazione di Crista Grosso, che nel pitturato ha raggiunto 15 punti. Quindi Carugate non ha saputo più interrompere le azioni di Castelnuovo. In certi punti addirittura sembrava il linguaggio del corpo delle giocatrici, con una montante sfiducia, e quindi il secondo tempo è stato un inesorabile lento declino verso questa sconfitta, che perlomeno ha evitato l'ulteriore ventello. Vi salutiamo. A questo punto vi diamo appuntamento per sabato prossimo, orario alle 17, perché affronteremo una squadra sarda, la Virtus Cagliari. Sabato prossimo Virtus Cagliari al Palasport di Carugate alle ore 17, sabato 18 febbraio. Signore e signori, Piero Cotti, tutto lo staff della Castel TV, compreso il regista Angelo Gatti, un appuntamento. Prossimo match, arrivederci.
Casa dei Compressori Group è un'azienda che nasce nel 1986, è quasi 30 anni che lavoriamo nel settore, un settore difficile, un settore molto bersagliato dalla concorrenza, e il nostro motto iniziale era arrivare prima degli altri e meglio degli altri. Quindi ci siamo prodigati per arrivare a essere una società che coniughi la progettazione e la conduzione degli impianti sempre legata a quello che sono le esigenze del cliente finale. Oggi la realtà di essere leader nel settore aria compressa in Italia, 5-6% del mercato nazionale, vuol dire farsi delle domande di come va il mercato, di come andrà il futuro, e siamo propensi a dare un servizio di progettazione, costruzione e conduzione di impianto sotto l'aspetto normativo e sotto l'aspetto progettuale. Questo sempre nel rispetto di quello che è la crescita comune e di tutti i ragazzi che hanno concorso in questo ormai progetto di vita. E il nostro motto vincente: davanti difficile, ma almeno stateci dietro. Speriamo di fare così anche nei prossimi anni. Thank you.